La Redas ha culato il sogno promozione diretta fino all'ultima giornata di campionato. Di fronte alla sfida playoff c'è il Pomigliano. Mister Panico contro il tecnico Scolavino. Andiamo a vedere le fasi saliti del match. Subito un tentativo al primo minuto di Spiezia. Risponde Mazzocchi con questa ripartenza alto sulla traversa. Poi il palo colpito da Spiezia al sesto minuto destro. Quasi beffato Lauro che invece devia la conclusione di Somaripa. Il duello continua al nono. Ancora la parata dell'estremo difensore della Redas che nulla può al nono minuto su questa conclusione mancina. Basta al fulmine Cotone di Frezza. 0-1 il vantaggio del Pomigliano, la risposta la Redas con la parata di Grande in uscita su Coerio al tredicesimo, assist di Cozzone per Parlato, il piatto sul secondo palo, il raddoppio per gli ospiti, ancora Cozzone para Lauro con quest'altra opportunità dopo questa splendida iniziativa del numero 9 del Pomigliano al tredicesimo minuto. Al sedicesimo ancora Cozzone ruba la palla ad Artiano e calcia sul fondo. Dorio splendido il movimento da pivot, la conclusione in diagonale sul secondo palo, 1-2 al diciottesimo, Redas rientra in partita, il lob di Mocerino salva proprio Dorio quasi sulla linea. Al ventitreesimo la puntata di Mocerino lascia di sasso Lauro, 1-3 il Pomigliano è padrone del campo in questo primo tempo, prova a reagire la Redas, intervento di Grande al venticinquesimo, Martone ancora la parata dell'estremo difensore del Pomigliano letale nelle ripartenze, qui ci prova ancora Somaripa la parata di Lauro al ventottesimo invece dopo l'azione iniziata da Mocerino, la triangolazione, il gol di Frezza per l'1-4, poi ancora l'opportunità di Miranda su assist di Somaripa che sbaglia il gol arriva al trentesimo su tiro libero dell'infallibile Chier che è il punteggio e sull'1-5 quello che chiude la prima frazione. Nella ripresa la Redas invece parte a sprombattuto, subito un tentativo di Potenza, poi ancora Grande bravo su Potenza ma Pozzi realizza sulla respinta al primo minuto il 2-5, l'opportunità per Poerio con la conclusione che finisce sul fondo, poi Mazzocchi trova la rete del 3-5 sfruttando questa incertezza difensiva, la parata di Grande, poi il tapine vincente sotto misura, ancora il tentativo di Frezza, salva Lauro, poi la clamorosa palla gol fallita da Pozzi, quella del 4-5 che poteva riaprire decisamente il match al quarto minuto, ancora un tentativo di Mazzocchi e calcia sull'esterno della rete e al tredicesimo invece Capitan Parlato va via sull'auto sinistro, beffa Lauro in uscita davvero incerta nella circostanza, il gol del 3-6, poi ancora questo tentativo doppio della Redas, il Pomigliano invece sull'altra sponda ci prova con la parata di Grante su Somaripa, splendida questa triangolazione con il gol di Potenza per il 4-6 al 22esimo, ma illusorio perché un giro di lancetta è ancora cinico, Mocerino al 23esimo a trovare lo spiraglio giusto per il 4-7, arriva anche il 4-8 di Mocerino che praticamente chiude il match. Nel finale soltanto due disattenzioni difensive consentono alla Redas di accorciare le distanze con la doppietta di Pozzi e il punteggio fissato sulla 6-8 e il Pomigliano a brindare al passaggio del turno, a trovare nella finalina playoff il San Marco, la disperazione, le lacrime del portiere Lauro, il Pomigliano può festeggiare. Il primo tempo è stato molto combattuto da entrambe le squadre, infatti è stato anche molto duro fisicamente. Noi siamo stati bravi come sempre nelle ripartenze e infatti abbiamo fatto molti gol su queste ripartenze che ci riescono molto bene. Per quanto riguarda poi i miei gol, che dire, sono sempre molto caparbio e non mollo fino alla fine, infatti sul secondo palo ci credo sempre.